Ragazzi, buongiorno. Allora, volevo fare questo piccolo video in relazione a moltissimi messaggi che mi state mandando, messaggi che hanno come scopo, o meglio, messaggi che contengono alcuni link che mi mandate di video TikTok, YouTube o Instagram fatti da persone che parlano molto male del bodybuilding. Persone che tra l'altro col bodybuilding non hanno veramente nulla a che fare, però questo a prescindere. Mi è venuto in mente di fare questo video perché dopo l'ultimo link mandatomi dove c'era questo ragazzo che paragonava un'esibizione di bodybuilding, una gara di bodybuilding, descrivendola come un misto tra Miss Italia e un concorso di una competizione tra cani, un concorso di bellezza tra cani. Io so che voi me lo mandate cercando un mio commento, cioè con l'intenzione di avere una mia opinione su un mio commento su quello che mi avete mandato. In realtà su un contenuto del genere non c'è nulla da commentare perché sulla stupidità che l'essere umano può raggiungere attraverso frasi di questo tipo c'è poco da commentare. Le persone stupide ci sono, le persone ignoranti ci sono, le persone che hanno un cervello con dei problemi ci sono, le persone che non si preoccupano minimamente di conoscere una cosa e lo offendono a prescindere ci sono, le persone che confondono la libertà di parola con la necessità di dover esprimere la loro demenza ci sono, le persone che confondono sincerità come l'educazione ci sono, insomma, le persone disagiate, il disagio mentale esiste. Non va commentato, come posso dire? Riconosciuto, dicevo, va riconosciuto, va preso atto che ci sia e va compatito. Nel senso, l'unica cosa che potrei dire a questa persona è: mi fai veramente un sacco di tenerezza, cucciolo. Perché quando una persona è stupida non può crearti rabbia. Cioè, lo stupido non ti crea rabbia, non ti puoi arrabbiare con uno stupido perché uno stupido non capisce. Quindi semplicemente provi tenerezza, un misto tra pietà e tenerezza. Infatti vorrei coccolarli tutte queste persone e dire: tranquillo, sei stupido, ma ti proteggo io, non preoccuparti. Il mondo è cattivo, ma ti proteggo io. Quindi, ragazzi, se vi posso dare un consiglio, non fatevi il sangue cattivo per ogni cosa che viene detta da qualsiasi stronzo che, siccome motoriamente ha la possibilità di esprimere dei suoni tramite le corde vocali, allora dice delle cose completamente a caso. Fregatevene, non ha un senso. Preoccupiamoci invece di più di promuovere questo sport in maniera costruttiva, non dando retta a questi idioti. Perché se da una parte ho sempre ammesso che gran parte dei problemi del bodybuilding a livello di divulgazione sono dovuti all'atteggiamento stesso dei bodybuilder, è anche vero che il bodybuilding nella sua concretizzazione dal punto di vista fisico, quindi nella sua, come posso dire, realizzazione, quindi il bodybuilder ha una certa fisicità che è il frutto di quello che fa, attira comunque cattiveria, attiva comunque degli atteggiamenti di cattiveria fine a se stessa. Ripeto, li compatiamo, ci fanno un po' di tenerezza, ma passiamo oltre. Pensiamo a noi, pensiamo a fare tutto ciò che possiamo per trasmettere il bello che questo sport ha. Gli stronti ci sono, ragazzi, gli idioti ci sono, sempre ci saranno, e la cattiveria purtroppo esiste. Basta saperlo e sempre ci saranno. E la cattiveria purtroppo esiste. Basta saperlo e già parla di conseguenza.